Cuba. Sarsano per Victor. Victor pasticcia un pochino, però si aggiusta il pallone in avanti. Victor, possibilità di andare. Gol! Ha segnato, eccolo qui. Ha segnato Cereso. Sembrava che Mancini non riuscisse a controllare questo pallone. Una palla buona per Cereso. Il rallenti ci consente di vedere lo scambio in mezzo a quattro avversari. Eccolo qui, Torino Cereso, pallone di piatto sul primo palo con accompagnamento in rete. Gol segnato quindi da Cereso al 26esimo. E adesso la partita dovrebbe cambiare. Questo è un risultato che consente alla Sampdoria di qualificarsi. Mancano ancora 15 più 19 minuti. Attenti al cross che può essere effettuato da Hopkins. Colpo di testa, palla messa fuori, il tiro, poi il rinvio. E adesso il lancio lungo, vai Dossena, vai Dossena, è l'unico, solo, smarcato, tocca a lui risolvere la partita. Non così avanti, non così avanti, si porta fuori, tira e segna finalmente. Eccolo, l'avevo detto, bisognava assolutamente approfittare di come si erano aperti. Ho temuto per un attimo che Dossena si portasse la palla avanti un po' troppo rispetto all'uscita di preud'homme. Scusate, ho detto non così avanti, ma mi sentivo protagonista di un'azione che poteva chiudere. Eccolo qui, in questo momento ha deciso di fare il giro e una piccola Veronica con preud'homme che lo insegue, e finalmente il pallone scaraventato in rete. E sul 2-0 vorremmo vedere la faccia di De Mos, non c'è una telecamera in campo, noi lo vediamo soltanto di spalle. Pagliuca, 42-40 il tempo regolamentare per quanto riguarda la ripresa. Inquadratura per Pagliuca, si sentono vari fischi. Mancini però c'è l'opportunità ancora di andare in avanti. Eccolo qui, gol e fa tre. E allora è goleada, è andato a segnare il terzo gol, proprio il più piccolo della compagnia. Sarsano con il numero 3, 3-0, 43-10. Ha finto di andare un po' a destra, un po' a sinistra, si era smaccato Victor, invece lui ha insistito in mezzo. Eccolo lì, guarda il portiere, poi tira deciso nell'angolino. E sul 3-0, beh, forse si può anche sperare che non succeda più niente. 43-3. Come è cambiato tutto con questo Malins che sembrava